Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto Semprini e un saluto innanzitutto a voi designer che avete aderito alla Tibullo Design Festival. Mi sono laureato a Firenze e mi sono specializzato nel design, spostandomi appena laureato a Milano. Molto importante questo spostamento a Milano perché sono entrato subito, fine anni 80, nel vivo insomma, del design milanese e un po' del design italiano. Il mio approccio al design inizialmente ho avuto un taglio quasi umanistico, per cui ero giornalista per una rivista che si chiamava Modo, e poi sono entrato a collaborare con delle aziende. Fin dall'inizio i miei progetti sono stati accolti molto bene dal pubblico e hanno avuto una caratteristica, e hanno ancora una caratteristica particolare, quella di essere degli oggetti simbolici, iconici. Un esempio preciso è il divano Tatlin, realizzato nel lontano 1989 per Edra, che nasce proprio da una rilettura della spirale, una rilettura di una scultura, quella di Vladimir Tatlin, che realizzò negli inizi del secolo, del Novecento, per la Terza Internazionale Socialista. Perché dico questo? Perché poi gran parte del mio design è ispirato alle opere d'arte, è una specie di rilettura dell'arte attraverso la tridimensionalità dell'oggetto d'uso, quindi fare entrare un po' di arte nelle case. Il design è passione, il design è autobiografico come tutte le discipline creative, e quindi noi parliamo di noi stessi, dei nostri amori e delle nostre passioni. Un'altra caratteristica dei miei oggetti è quella della natura, cioè l'ispirazione alle forme della natura, quindi se vogliamo defino con uno stile, potremmo definirlo come stile neo-organico. Quindi il design per me è una ricerca estetica rivolta alla ricerca iconica degli oggetti, ma è anche risolvere delle soluzioni, cioè l'estetica non deve prevaricare la funzionalità, ma deve lavorare con equilibrio con la funzionalità. Deve essere comunque il design emozionale, ti deve far star bene come ti può far star bene un'opera d'arte, deve essere il design terapeutico. E non può essere come l'arte un pugno allo stomaco, come l'urlo di Munch. E potremmo anche sovvertire un po' il motto bauhausiano della forma che segue la funzione. Direi che l'emozione segue la funzione. Poi, fin dall'inizio, ho sempre coniugato la mia libera professione all'insegnamento. Insegno da tanti anni, circa 30 anni, all'Accademia di Belle Arti di Brera, e i miei corsi sono in qualche maniera suggestionati anche dai miei lavori, come giusto che sia. Insomma, i docenti devono portare la propria esperienza diretta dentro l'insegnamento. Quindi, Accademia di Belle Arti di Brera, dove gli studenti lavorano su questi temi che ho appena elencato, questi due temi qui, e poi anche al Politecnico, dove c'è un corso di outdoor design, quindi lavoriamo tutto ciò che è outdoor, sui nuovi stabilimenti balneari, su tutti quei servizi innovativi che possono rivitalizzare i waterfront delle città. Quindi il design è una disciplina che si può fare solo con una grandissima passione, con la voglia di cambiare le cose, con la voglia di migliorare il mondo attraverso la bellezza e attraverso la funzionalità. Grazie, un saluto a tutti e buon lavoro.